La Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia è uno dei luoghi generatori di senso per la storia e l'identità di questa città. Nasce a inizio Novecento dall'unione di due legati testamentari, quello del conte Paolo Tosio e quello del conte Francesco Leopardo Martinengo da Barco, nel cui palazzo oggi trova sede la Pinacoteca. La Pinacoteca racconta la storia pittorica di Brescia, del suo territorio, a partire dal 200 sino alle soglie dell'Ottocento, sino alla stagione del neoclassicismo di Canova e di Hayez. Ma il cuore di questo museo è costituito dalla grande stagione pittorica rinascimentale bresciana, quella che vede confrontarsi nel panorama italiano alcuni nomi di straordinario valore. Anzitutto Vincenzo Foppa, il padre della pittura lombarda, e poi Girolamo Romanino, Alessandro Bonvicino, detto il Moretto, e Giovanni Girolamo Savoldo. Il Rinascimento bresciano vede in particolare confrontarsi le figure di Moretto e Romanino, il primo interprete di un Rinascimento che lo avvicina a Raffaello, al classicismo della scuola romana, declinato però in chiave lombarda, con questa attenzione alle sfumature, alle luci, alla luce che viene da Venezia. Anche Moretto, come Romanino, aveva studiato nella città lagunare ed aveva respirato l'aria di Tiziano, ma aveva mediato questa lezione con quella della scuola lombarda. Dunque Moretto, aulico, nobile, che trasfigura attraverso la luce della fede i tormenti del suo tempo, e dall'altra parte Romanino, definito da Giovanni Testori il più grande torvo e triviale dei pittori in dialetto della storia dell'arte, un artista inquieto, un genio anticlassico nel quadro del Rinascimento italiano. Il terzo grande protagonista del Rinascimento bresciano è il più nobile, il più ineffabile dei pittori che ho citato, quel Giovanni Girolamo Savoldo, anche lui con studi veneziani, forse nobile d'origine, che lascia poche opere improntate ad una domestica poesia delle cose. Thank you.
Il percorso della Pinacoteca si snoda in chiave cronologica e tocca un apice con il Settecento di Giacomo Ceruti, detto il Pitocchetto, pittore milanese di nascita ma bresciano d'adozione, Brixiensis si firmerà nelle ultime opere. Pitocchetto è ricordato soprattutto come grande ritrattista, capace di penetrare entro la psicologia dei personaggi raffigurati, di coglierne la verità. Ma Pitocchetto, il nome stesso ce lo dice, era pittore di poveri, di un'umanità reietta, dimenticata, lasciata ai margini dalla società dell'epoca, eppure tale da meritare il protagonismo dei dipinti. E Pitocchetto ci racconta questa umanità con uno sguardo pieno di verità. Addirittura qualcuno ha parlato di uno sguardo evangelico, capace di restituire la povertà di spirito che anima la povertà stessa raccontata dal Cristo. Lungo le pareti della Pinacoteca Tosio Martinengo si possono ammirare anche due dipinti di Raffaello Sanzio, provenienti dalla collezione Tosio. Il giovanile angelo della pala di Città di Castello, distrutta, un angelo ancora dal sapore peruginesco, e poi la stupenda, piccola opera intitolata Il Redentore Benedicente, concepita per la devozione privata, con questo Cristo dal corpo prassitelico e una luce che riverbera, fredda, dall'orizzonte.